E subito lo spirito lo spinse nel deserto. Nel deserto era tentato da Satana e stava con le bestie e gli angeli lo servivano. Brevissimo questo brano di Vangelo. San Marco riassume però non un episodio, ma tutta la vita. In quel passaggio dal deserto c'è tutta la vita del Signore, tutta la sua solitudine. Come dimenticare il deserto di Giuda? Chi c'è stato, chi l'ha visto, non può dimenticarlo. Una solitudine immensa. Pietre a perdita d'occhio, il baratro, la terra che cede sotto i piedi, tanta solitudine. E la tentazione di buttarsi giù come gli uccelli, quei rari uccelli che passano, il senso del vuoto. Gesù è stato nel deserto in un momento, ma c'è stato per tutta la vita. La tentazione ultima nell'orto degli olivi, sulla croce, scendi dalla croce e crederemo. Tutta la vita di Gesù, un deserto, una tentazione continua. E allora ho pensato a tanti deserti della vita delle persone. Ho pensato ai malati in rianimazione, questo tempo. Quante persone in questo anno. Ho pensato ad Auschwitz, alle foibe. Ho pensato alle persone imprigionate ingiustamente nei regimi dittatoriali. A tante donne violentate in casa, chiuse, sequestrate in casa, talvolta anche fisicamente, ma spesso negli affetti, quante solitudini. In questo deserto Gesù c'è. C'è passato, sa, conosce il deserto dell'uomo, conosce il deserto della vita. E allora, in quel momento, nella solitudine più immensa, la vita si fa preghiera. Mi ha fatto impressione sentire molti che hanno detto in ospedale, nella solitudine per il Covid, nell'isolamento più completo, ho pregato per me, per gli altri. La preghiera che sale al Signore, Signore, non abbandonarci alla tentazione. Quando la solitudine è più grande, quando si perde il senso della vita, quando la terra davvero si sgretola sotto i piedi e ci sembra di cadere nel precipizio, quando perdiamo il gusto di stare al mondo, di vivere bene, Signore, non abbandonarci. Tu sai, tu ci sei passato. È la preghiera che all'inizio della Quaresima la Chiesa fa per ogni persona sola. È la preghiera che la Chiesa fa per tutti, per ogni persona, nel deserto del mondo. Signore, non abbandonarci alla tentazione, liberaci, tu puoi, liberaci. Preghiera fiduciosa, piena, perché ogni uomo ha la sua solitudine, ogni persona ha il suo deserto, che il Signore non abbandoni nessuno e che doni a tutti la gioia del gusto di vivere. In fondo è la gioia della Pasqua. Però, Signore, o tu ce la doni o da soli non la potremo conquistare mai. Aiutaci, Signore, non abbandonarci alla tentazione. Aggiungo una piccola cosa extra. Nel mese di marzo, se vorrete, potremo fare insieme un breve corso di esercizi spirituali con dei piccoli video, appena più lunghi di questo, ma non molto. Una settimana di raccoglimento, di preghiera, verranno date delle istruzioni, magari in un messaggio, proprio un messaggio come questo, verrà dato specificamente un'istruzione, ma se volete, fin d'ora, nella settimana che ci prepara San Giuseppe, nella settimana centrale di marzo, potremo raccoglierci in preghiera e prepararci meglio alla Pasqua.